Buon dia a tutti ragazzi, qui di Gioco94 e benvenuti in questo nuovo episodio di The Sims 3. Allora, purtroppo nello scorso episodio non abbiamo passato l'ultimo esame e sinceramente non capisco perché. Forse perché eravamo completamente affamati, dovevamo divertirci di più, insomma avevamo l'umore pessimo e quindi non abbiamo potuto superare al meglio questo esame. Però ci aspetta un'altra bella settimana, un'altra bella sessione da svolgere, poiché per l'appunto abbiamo deciso di intraprendere questa carriera universitaria con due sessioni. Quindi la prima è andata, abbiamo nel complesso è andata bene, a parte, vabbè, la parte finale, però per il resto è andato tutto per il meglio. E adesso, siccome è sabato, e noi sabato è domenica, non abbiamo una cipicchia da fare. Potremmo, anzitutto, ci de dedichiamo un po' di tempo a noi, perché altrimenti sto sim muore e di fame, sonno, sete, chi più ne ha più ne metta. Infatti adesso si farà una bella mangiatina. Dove sta? Va a mangiare giù lui. Dov'è la musica accesa? La voglio spegnere. Fatemi spegnere la musica. Dov'è? Deve essere su, forse. No, l'hanno spenta. Bravi, bravi. Così ve voglio. Allora, saltare la lezione, no. Prendere la voce, no. Ok. Però aspetta, ci sono anche qui dei bagni. Cioè, ecco, posso fare tutto tranquillamente anche qui. Non c'è problema. Allora, usa e fai la doccia con brio. Perfetto. Tanto anche lui si è svegliato. Lui puzza da morire. E lui non si lava. E ti lamenti pure. Sei un idiota, ragazzo mio. Sei un idiota. Adesso ci dobbiamo divertire. Quindi direi di fare una chiamata alla nostra Silvia. E invita ad uscire. Appena finirà di lavarsi, eccetera, eccetera, la invitiamo ad uscire. Allora, dove potremmo andare? Potremmo andare. Questa è alla caffetteria, dai. Andiamo alla caffetteria. Invitiamola, anzi, alla caffetteria. Oh, perfetto. Anche perché, se non sbaglio, se non ricordo male, tra i gruppi sociali, no? I ribelli stanno anche al bar. L'avevo letto, non mi ricordo più dove sta. Ecco, i ribelli amano bere a un bar. Perfetto. Quindi rechiamoci a questo appuntamento, anche se non è proprio un appuntamento appuntamento, nel vero senso della parola, però è comunque una cosa bella, bella. Allora, andiamo subito, subito, rapidi, rapidi. Eccoci qua. Siamo arrivati al bar, eccola qui la nostra Silvia. E lei sì, è bionda, quindi non può che non essere. Non può che essere lei. Sì, è lei, perfetto. Saluta. Oh, mi sta venendo lei a salutare invece. Ah no, accetta di chiacchierare. Ok, dai, accettiamo di chiacchierare. L'unica cosa è che questo vestito fa un po' cagare. Devo essere sincero, fa molto cagare. Oh, c'è anche una bella voce, non me la ricordavo più. Allora, facciamo subito la parte romantica. Chiediamo se è single. Single. Anche se noi non lo siamo, però, eh. Però, sono dettagli, sono roba che si può omettere. Anche se, vabbè, Lucia è la nostra promessa sposa, quindi. Già. Vabbè, facciamo una cosa, una sveltina, no? Quindi non deve essere qualcosa di serio, no? Quindi. Facciamo giusto una roba da una botta e via, come si suol dire. Quindi proviamo a fare complimenti alla personalità. Complimenti all'aspetto. Cosa ha detto? È single, bene, quindi non avrà ripensamenti lei. Continua a fare il romantico nel frattempo. Continuiamo a fare il romantico, facciamo tenta di abbordare.
Dimenticavo di dirvi che se sentite qualche rumore tipo o qualcosa di questo tipo, insomma, sapete che ho la 360 accesa perché sto scaricando Halo Reach, che è gratis per gli abbonati Gold, quindi così almeno me lo provo e sti gran cazzi. Avere un ottimo appuntamento con Silvia. No, lascia stare sta roba, dai. Oddio, raga, devo starnutire. Oddio. Bria! Le Che bello. sabbie. Ok. Adesso, allora, facciamo chiedere il segno zodiacale. Così tanto per fare. Ah, sono avanzato di livello, perfetto. Barso, Miss Cos'è questa? Aggiungere erba umbristica a un pa... questo si potrebbe fare. Un sacco di cuscini manco pocazzi. Ok, la facciamo. Dov'è? Uis. Bellino sto posto, allora, se io tipo andassi qui e compro una bevanda. Bevanda energetica. No, bevanda calda. Prendiamo questo. Prendo uno a caso, tanto. Vieni con me, ciccia. Cici, vieni qui. Non si muove? Devo chiamarla qui da me? Ciccia, vieni qui. Chiama da... No. Non può fare niente. Oh, è pieno di gente qui, raga, Non pensavo. C'è anche uno sbaciucchiamento, tra l'altro. È anche bello aggiungere. Ma perché non vieni da me? Oh. Vieni da me, cribbio. Vabbè, diamogli un rosso romantico. Così la nostra sveltina e via si farà. Dai, su. Non ridere, coglione. Non ti ho detto di ridere. Dicevo, allora, flirta. Tenta di abbordare. Forget. Che dust, badast. Ok, chissà se qua c'è un letto da qualche parte. Fatemi vedere se c'è un letto o qualcosa di questo tipo, insomma. No, niente letti. Poi in effetti è un bar, non è che possono esserci letti, però comunque tentar non nuoce, come si suol dire. Adesso continuiamo a fare la roba romantica così a muzzo. Flirta. Tenta di abbordare. Vediamo l'occhio. Oh, ok. È cambiato lo stato. Ora molto ammaliante. Perfetto. Quindi si sono sbloccate le nuove opzioni. E facciamo abbraccia amorevolmente. Racconta una barzelletta per flirtare. Tutto in 2 secondi si fa, perfetto. Ancora non facciamo bacia per la prima volta perché mi sembra ancora un po' troppo presto. Questa roba posso anche toglierla. E ciao. Ingazima. Molto ammaliante. Perfetto, continuiamo a fare abbracci e tutte queste minchiate qua. Così almeno aumentiamo ancora di più l'attrazione. Ora è davvero irresistibile. Quindi potremmo, ecco qua, allora stringiamo. Proprio una conquista veloce questa qui, raga, veloce, veloce. Lelle. Sussurra nell'orecchio. Oh, non mi sono messo non mi sono messo il timer. Ma penso che siamo già a tipo 6 minuti, quindi facciamo che... boh, un'altra decina di minuti stiamo qui. Ok, eccoci qua, si stanno abbracciando, guardali, guardali, si stanno tutto facendo le loro cose. Adesso proviamo ancora a fare qualche altra... Tipo facciamo... Flirta... Ok, bacio per la prima volta, dai. Vediamo un po' come se ne esce.
Vediamo un po' come se ne esce. Vi ricordo, ragazzi, che questa la facciamo fare una cosa tipo appunto da una botte via, è la classica sveltina universitaria, ecco, chiamiamola così, ecco. Eccoli! Oh, ci siamo sbaciucchiati, perfetto. Ora amoreggiamo. Oh, no, troppo in là sono andato. Allora, amoreggiamo. Accarezziamo la guancia. E bacia con caschi. Ok. Andiamo a casa mia adesso, così facciamo freaky freaky routes. Invita da te. Perfetto, questo sarà la cosa degli appuntamenti. Oh! Non facciamo casino, raga. Non facciamo casino. Che è successo? Qualcuno... Un incendio! Cristo di Dio! Non ci credo. Ma sono tutti coglioni, dai. Sono tutti coglioni. Madonna santa. Ce ne fosse una intelligente, Cristo, una intelligente, chiama i vigili. E i vigili neanche arrivano. No, no, stanno arrivando i vigili, dai. Ok, i vigili stanno arrivando, perfetto. Ma Cristo, non gli si può lasciare soli un attimo. Madonna mia. È incredibile. È tipo il terzo incendio che mi fanno nella serie. È a distanza di pochi episodi, tra l'altro. E cosa fa il coso? Sbrigati per la Madonna. Vai a spegnere. Mamma, meritate di morire tutti quanti. Meritate di morire. No. Allontaniamoci perché fa troppo casino sto coso. Dai, spero che ne moriate tutti. Dovete morirne tutti. Guarda, questo muore adesso. Ma che massa di coglioni. Ciao, addio, bye bye. Per la Madonna, spegni le fiamme. Aiuta a spegnere le fiamme, forza! Oh per Dio! Qua muoiono tutti! Oddio! Fatti a salvare, idiota! Guarda! È morto! È morto! È morto l'universitario! Mamma mia, quanto sono coglioni, oh! Madonna, non li si può lasciare soli un attimo! Eppure è morto un sim! Guarda! Eppure è morto un sim! Oh, la prima morte a cui assistiamo! Non è neanche la nostra, tra l'altro. Santo piripillo. Oddio. Incredibile. Oddio, è diventato un fantasma. Cioè, è ancora con noi ed è un fantasma oppure... No, solo così, tanto per. Oh, troppo mi sono girato. Oh, scappato via. Questo sarebbe l'epitaffio. Tutti gli inventori sono andati a Hitler, Mohammed e Avari.
Cioè, che cazzo? Ah, è stanca. Sta dormendo. Madonna mia. Ma che cazzo volete piangere? Se siete degli idioti, cosa ci volete fare? Questa intanto dorme. Facciamo fichi fichi con lei, però, dai. Mamma mia, che cosa oscena proprio. Che cosa oscena. Che cosa oscena. Madonna mia, raga. E adesso se la piangono così belli tranquilli. Guarda. Dio mio, incredibile. Il terzo incendio e il secondo in soli due episodi. Madonna, uno si è pure pisciato addosso. Complimenti. Una gabbia di matti. Una gabbia di matti, raga. È una gabbia di matti questa. Come faremo a sopravvivere adesso per i prossimi episodi, raga? Incredibile. Madonna. Non è possibile. Ancora piange, stai. Capito. Ma adesso sta roba lo cancellassi, tipo. Tanto non me ne fotte un cazzo di questo qui. Vendi. Tanto. Oh, ai ai. Vabbè, raga. Allora. Io adesso mi rilasserei qui. No, cosa ho fatto? Dormi o rilassati? Ah, rilassati, perfetto. Così faccio fichi fichi con lei. Sempre che me lo faccia fare, perché... Cioè, dovrebbe farmelo fare, in teoria. No! Se ne sta andando. Vabbè, non abbiamo concluso niente oggi. Lo faremo domani. Domani concluderemo qualcosa. Mamma mia, raga, cioè, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Tanto possono essere stupidi questi qua. Cioè, aspetta. Credo che per evitare tutto ciò, penso sia meglio... cambiare cucina, perché non è possibile una cosa del genere. Ogni minima cosa va in fiamme. Togli sta merda. Togli. Credo che ne metterò una di quelle del futuro, così almeno... Allora, vediamo un attimino. Il sintetizzatore da cucina, sì, mi sa che ci metto questo. Perfetto. Così non abbiamo problemi di alcun genere. Ok. Mettiamo qui classico bancone. Opla. Così non dovremmo avere problemi di alcun tipo. Scusate se ogni tanto do colpi al microfono, ma... Capita, capita. Ma perché poi dovrei ripulire io? Ah no, perché sennò loro non lo fanno, che sono stupidi. Vabbè, dormiamo. Facciamo sta ripulita, veloce veloce, diamo una spazzatina anche a terra, già che ci siamo, visto che questi qua sono dei coglioni. No, niente, non mi fa pulire, va bene. Ok, ragazzi, direi che possiamo concludere questo episodio davvero what the fuck. C'è un incendio e anche un tipo che è morto, cioè... Direi che più di così abbiamo non poteva succedere. Dopo il rapimento alieno, credo che questa sia la cosa più pazzesca e più incredibile che sia mai capitata. Poi tutto in un singolo episodio, poi fantastico. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace e anche un commento. Se non vi è piaciuto, pazienza, non posso piacere a tutti. Un saluto a tutti e... Amusvera.